Missione Tunisi per la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Una trasferta nella capitale nordafricana per mettere un freno alle partenze di migranti e sollecitare il meccanismo dei rimpatri. Quella dalla Tunisia rappresenta la nuova rotta del flusso migratorio. Dall'inizio dell'anno su 15.000 persone arrivate via mare sulle nostre coste, quasi la metà, 6.500, sono di nazionalità tunisina. Sono i cosiddetti sbarchi in autonomia, che hanno praticamente raggiunto la quota delle partenze dalla Libia. Giovani che fuggono da un paese in crisi, con il Covid che ha spento il turismo e il governo che dopo le elezioni ancora manca. Dalle coste di Sfax, a bordo di gommoni o barchette, arrivano in poche ore a Lampedusa e sono in Europa. Queste sono le ultime immagini. In due giorni, tra sabato e domenica, sono arrivati sull'isola più di 700 migranti, prevalentemente dalla Tunisia. Questa notte altri arrivi. È così tutti i giorni un flusso che non si ferma, con l'hotspot pieno e l'ira del sindaco che chiede lo stato di emergenza. A Tunisi è previsto un incontro con il presidente della Repubblica, Kais Saied, e il premier incaricato. Ad accompagnare la delegazione italiana ci sono due commissari europei, due rappresentanti di Bruxelles che la ministra Lamorgese ha incontrato alla partenza all'aeroporto di Ciampino. Presenza significativa quella dei due commissari europei, sottolinea il Viminale, dopo che l'Italia ha sollecitato un intervento diretto della UE nella trattativa con la Tunisia. Lamorgese è già stata a Tunisi meno di un mese fa. Dopo quella visita il governo tunisino ha rafforzato la sorveglianza sulle spiagge e il pattugliamento marittimo nella zona di Sfax. Sono stati arrestati scafisti, ma le partenze non si sono fermate. L'accordo sui rimpatri, sospeso per mesi a causa del coronavirus, è stato riattivato da pochi giorni, ma il numero di 80 persone a settimana con voli charter, secondo il Viminale, è insufficiente. Per questo i ministri solleciteranno un aumento dei rimpatri e una velocizzazione delle procedure burocratiche.